Quello che non ci dicono è come mai che da 20 anni siamo sempre lì a parlarne e non l'hanno mai fatto. Ci hanno detto e ci dicono che è necessario per il porto di Genova, per lo sviluppo, ma il porto di Genova è in crisi già di per sé, di suo, senza bisogno del terzo valico. Ci hanno detto che serviva per 5 milioni di contenitori nel 92, oggi che è il 2012 il porto di Genova ha sbarcato 1800 contenitori, pertanto ci dicono, ma non ci ascoltano. Ecco, questo è il dramma, non ci ascoltano, perché comunque noi avremo anche le proposte e le motivazioni del perché siamo contro. Troppo spesso ci etichettano come le persone che dicono no, no? No, ma voi siete sempre quelli del no. Non è vero. Stasera è dimostrazione. E se leggete comunque sia i documenti, si tratta di un no argomentato, motivato, al quale i loro signori sfuggono al confronto, perché sennò sarebbero comunque sia in difficoltà. Ecco, questo è l'esempio di una società che cerca di colpire i diritti, no? Qui stasera siamo per il diritto del territorio, di uno sviluppo sostenibile, ma c'è anche il diritto alla pensione, il diritto al lavoro, questi vengono continuamente messi in discussione. Ecco, stasera sicuramente è la dimostrazione che in questo momento non possiamo permetterci di essere disattenti o non interessarci, ci dobbiamo interessare, dobbiamo pungolare chi fa politica, e chi fa politica ha l'obbligo di venire ad ascoltare la gente, di essere là dove la gente si riunisce, per capire, per confrontarsi. Questa è la democrazia. Ci dicono, ma noi teniamo duro e cerchiamo di andare avanti tutti insieme. Grazie.